Allora, buonasera di nuovo in diretta. Come vi avevo annunciato, c'è stato un piccolo spostamento per motivi tecnici nel palinsesto. Siamo in diretta, purtroppo soltanto audio, con Adriano Fontani. Adriano Fontani è un maestro di Siena, ringraziamo di stare qui su Libri TV. Ciao Adriano. Ciao, sono io che ringrazio voi che mi date questo spazio, per me è vitale, grazie a voi. Una breve presentazione. Io, anzi Adriano e Libri TV, ha conosciuto già Adriano in occasione di un congresso radicale dove Adriano venne a fare un intervento. Adriano è ex testimone di Geova e questa trasmissione l'abbiamo messa nella rubrica Liberi di Credere e ci siamo interessati dell'ostracismo nei confronti degli ex testimoni di Geova, però si è come aperto uno stralcio, tra virgolette, termine tecnico, in tutta questa vicenda perché con Adriano Fontani, che adesso appunto ci illustrerà, veniamo a conoscenza, il pubblico dei Liberi TV verrà a conoscenza di una vicenda ancora più nello specifico, nell'ambito dell'ostracismo religioso. Come ho detto, Adriano Fontani è un ex testimone di Geova e soprattutto lui è maestro in una scuola a Siena o nei pressi di Siena, poi ci dirà meglio lui. E in seguito appunto a questo suo presa di distanze da questa, adesso tecnicamente come chiamarla, setta, confessione religiosa, fede, insomma quella dei testimoni di Geova, ha cominciato anche professionalmente ad avere tutta una serie di guai che io penso dalla ricostruzione che mi sono un pochino letto, e adesso Adriano gli darò la parola e ci confermerà e ci spiegherà un pochino. Credo che siano in qualche modo partite da quando, se non sbaglio, Adriano Fontani fu audito in Senato in occasione, quindi mi pare che nel 2004 o qualcosa del genere, molto tempo fa. Allora, l'audizione del 16 luglio 2007. A 2007, perfetto. Un'audizione che praticamente contribuì, peraltro, a mandare all'aria i propositi che aveva all'epoca lo Stato italiano di riconoscimento dei testimoni di Geova come religione appunto riconosciuta e quindi tutto quanto il discorso anche dell'8 per mille. E quindi in qualche modo i testimoni di Geova a Adriano non ha portato certo un buon servizio. Da allora in qualche modo è successa qualcosa appunto che ha inciso nella vita professionale e quindi anche personale di Adriano Fontani, ce ne parla. Gli do la parola, tieni presente Diana che abbiamo più o meno 30 minuti, poi magari vorrei fare anche qualche domanda. A te la parola. Volentieri. Bene, sì, come hai detto, quella è stata una tappa importante in negativo per una svolta della mia vicenda, perché va subito detto che, dunque, per quanto riguarda la parola setta riferita ai testimoni di Geova, c'è una sentenza della Corte d'Appello di Roma, quarta sezione penale, la numero 108 del 9 dicembre 2004, che la classifica tranquillamente come setta. Questa è una sentenza che rigettava una condanna per diffamazione di alcuni fuoriusciti. E nella sentenza si dice: no, non c'è diffamazione, l'appellativo setta si attaglia benissimo a questo gruppo per una serie di coercizioni psicologiche, eccetera. E vengo ai fatti. Dunque, io la mia vicenda cominciò nel settembre 2004. Alcuni testimoni di Geova, pur senza avermi mai avuto come insegnante dei figli, perché era una prima elementare che doveva cominciare, chiesero al dirigente scolastico che io fossi allontanato dalla scuola. Meglio, prima, nel primo tempo chiesero che io fossi, non fossi l'insegnante dei loro figli, perché loro devono odiare e disprezzare nel modo più cupo i fuoriusciti. Fra l'altro vorrei dire che c'è una legge, la legge Mancino, che condanna chi istiga all'odio, alla discriminazione e ad atti, diciamo, di repulsione religiosa, razziale e politica. E noi abbiamo che questo gruppo religioso, questa setta, ci definisce testualmente nelle loro pubblicazioni come cani tornati al vomito, scrofe tornate al fango, cancro da eliminare, insetti da schiacciare. Si istigano i nostri stessi familiari a prendere le distanze da noi, a ripudiarci, a non avere nessun contatto, a non venire al nostro funerale. Siamo davanti a una clamorosa violazione della legge Mancino. Ciononostante,
la mia esperienza, meglio di qualunque altro, dimostra le potenti protezioni di cui gode questa setta, molto molto potenti. Io ho carte e documentazione in mano per dimostrare che la scuola si è letteralmente prostituita a questa setta nel mio caso, e ho le prove anche che la magistratura giudicante senese la protegge laddove io ho elementi per ricevere un risarcimento danni, ho elementi per denunciare i loro abusi. I giudici di Siena non fanno altro che archiviare e rigettare le mie istanze, per di più addebitandomi spese altissime, anche perché questo probabilmente va detto un particolare di non poca rilevanza: da 35 anni la banca che in Italia usufruisce dei depositi ricchi e certamente diciamo pingui dei testimoni di Geova è il Monte dei Paschi di Siena, ripeto, da oltre 35 anni, e quella mia deposizione da violante, come tu hai detto giustamente, pose fine ad ogni speranza da allora e fino ad ora di avere l'intesa, perché noi dimostrammo, io dimostrai lì da violante con documentazione alla mano le gravi forme di ostracismo, di odio praticato verso di noi, i comitati giudiziari che sono una sorta di giustizia parallela, lasciai 13 cartelline di documentazione che ora sono all'archivio di Stato, che lasciarono inorriditi i membri della commissione. Io ricordo quando Violante mi interruppe quando raccontai dell'ennesimo suicidio dovuto a questo ostracismo, anzi in quel caso fu un suicidio, omicidio di massa in America, e quella deposizione fu determinante. Ciò significa che ad ora i testimoni di Geova hanno perso con l'8 per mille, perché avendo l'intesa si è aderito all'8 per mille, hanno perso non meno di 150-180 milioni di euro all'anno. In pratica ad ora il danno è di quasi 1 miliardo di euro per loro, ma anche per la loro banca, dove avrebbero messo sicuramente i loro depositi, e cioè il Monte dei Paschi di Siena. Poi va detto che è documentato l'appoggio della massoneria internazionale ai testimoni di Geova fin dalla loro origine. Basti vedere la tomba di Russell, il loro fondatore. È un monumento a tutti i simboli massonici, la tomba del fondatore dei testimoni di Geova, si parla del 1870 in America. E devi sapere anche che la massoneria è la padrona di Siena, tutti lo sanno. E saranno questi fattori probabilmente che fanno sì che tutto mi vada storto. Ti dico alcune cose. Il primo ispettore scolastico che venne sul posto a seguito di un mio esposto, perché chiaramente io fui discriminato pur essendo riconosciuto un ottimo insegnante, dissero i testimoni di Geova: non abbiamo nulla da dire, ma è un fuoriuscito e noi non lo vogliamo. Ebbene, il primo ispettore che venne sul posto di Siena, Antonio Fratangelo, dette ragione a me, fece una relazione dicendo: la scuola ha sbagliato, non doveva ascoltare i testimoni di Geova, i testimoni di Geova hanno sbagliato, e mi descrisse un ottimo insegnante, ben stimato come sono. Ebbene, questo ispettore fu perseguitato, lui si dichiara perseguitato per aver dato ragione a me e torto alla scuola ai testimoni di Geova, la sua relazione fu invalidata, fu fatta sparire, non me la vollero dare, io poi riuscii ad averla, la pubblicai sul giornale. Però la sua relazione agli effetti della scuola è stata completamente invalidata, perché si era permesso di dare ragione a me e torto nello stesso tempo, ripeto, ai testimoni di Geova, alla scuola e anche al sistema politico, che evidentemente è collegato al Monte dei Paschi, lo sanno tutti. Non solo, ma la mia vicenda cominciò, vorrei ricordare, contrastando questa decisione, ad un dirigente scolastico di Montalcino, che allora era dirigente scolastico, sindaco di Montalcino, dirigente provinciale del partito che qui comanda da 67 anni e membro della fondazione del Monte dei Paschi di Siena. Cioè questo signore assommava 4 poteri in uno, e io da allora mi sono trovato contro un intero sistema. Per 7 anni nessuna indagine è stata fatta sulla vicenda. L'unico PM che indagava, Chiavegatti Alessandra, si è visto in condizione di andarli ad Assiena per questa indagine e per altre scottanti. Ora è in servizio alla DDA di Catania. È una vicenda, ripeto, segnata in tutto. Chiunque mi difende in qualche modo viene scoraggiato dal farlo. Io ho persone che hanno testimoniato a mio favore ai carabinieri, che poi in udienza smentiscono tutto, ritrattano tutto e smentiscono perfino ad essere stati dai carabinieri. Meno male che c'è un documento che hanno firmato, ovviamente. Io la definisco senza mezzi termini una vicenda di mafia. C'è intimidazione, c'è omertà, ci sono connivenze, c'è una ragnatela di poteri
che credo sarà evidenziata dall'indagine che per fortuna dopo 6 anni e mezzo è cominciata, non è ancora finita, anche se tardiva. Questa indagine porterà alla luce tutta la ragnatela di poteri che in Toscana ho raccolto, purtroppo, ahimè, e mi sono trovato contro. Io vorrei dirti, per darti l'idea di quanto sconcertanti siano le cose che mi accadono, solo un fatto: un anno prima esattamente che iniziasse la mia vicenda, a Siena ci fu il caso Fontani all'incontrario, a parti invertite. Nadia Frediani era una educatrice di scuola materna, testimone di Geova. Settembre 2003, i genitori partono all'attacco, non la vogliono come insegnante dei loro figli, perché testimone di Geova e perché vegetariana. La scuola non ha dubbi, manda un'ispezione e dà ragione all'insegnante. Non si può discriminare un insegnante perché è vegetariano o per la sua religione. Quindi tutte le numerose lamentele dei genitori furono immediatamente tacitate e la maestra rimase al suo posto. Io dico che questa decisione fu eccellente. Come mai un anno dopo con me si è fatto l'esatto contrario? Come mai un anno dopo, quando io sono stato difeso da tutti i genitori hanno fatto carte false perché io rimanessi, hanno fatto petizioni, raccolte di firme, assemblee, avevo contro solo i testimoni di Geova. Stavolta erano loro che dicevano: non vogliamo insegnante Fontani perché è un fuoriuscito. Ebbene, stavolta la scuola ha secondato i loro doveri e ha perseguitato chi ha detto che questa decisione era sbagliata. Io mi chiedo perché nella stessa città lo stesso caso a parti invertite è stato trattato in due modi completamente diversi. Ci saranno dei motivi, e è inquietante tutto questo. Io vorrei ricordare che nel 1990 ricevetti una lettera, quando avevo fondato questo coordinamento dei fuoriusciti, per dare, con scopi puramente laici, premetto, non con lo scopo di dare foraggio a una religione alternativa o un'altra religione, soltanto con lo scopo laico di aiutare queste persone che ne escono con le ossa rotte da questa setta, in quanto isolati, ostracizzati. Io ti posso dire, c'ho una sola sorella e i nipoti che stanno a Terni. Loro non sono mai venuti a casa mia da 27 anni e io non devo andare a casa loro. Se ci vado qualche volta perché magari c'è mio padre, mi tollerano, ma io non devo, per loro sono morto. Lo stesso hanno fatto con mia moglie, lo stesso stanno facendo con mio padre, stanno raggirando mio padre per dirgli che io sono una persona poco raccomandabile. Quindi è pesantissimo questo ostracismo. Io fondai questo movimento per aiutare le vittime di questa setta, in tale veste fui invitato da Violante il 16 luglio 2007. Ebbene, io ho delle ordinanze di archiviazione del Tribunale di Siena firmate dal GIP Francesco Bagnai che demonizzano questa mia iniziativa, cioè mi colpevolizzano perché mi sono permesso, leggo testualmente, Fontani addirittura si è permesso di fondare un movimento in favore di coloro che abbandonano quella che lui chiama una setta. Ma non capisco perché uno Stato laico deve colpevolizzare questa mia iniziativa, che forse ha salvato delle vite, forse ha salvato delle famiglie, forse ha salvato delle persone dal suicidio. Perché un giudice del Tribunale di Siena si esprime in questa maniera? Sembrerebbe quasi più una sentenza di un tribunale giudiziario dei timoni di Geova, perché in effetti solo a loro dà noia un coordinamento che raccoglie e fomenta solidarietà fra i fuoriusciti. Perché un tribunale, un giudice di un tribunale laico demonizza questa mia iniziativa e in questo modo giustifica una clamorosa violazione di legge? Perché, ripeto, nel momento in cui i testimoni di Geova ci trattano come ci trattano, violano la legge Mancino, perché qui non siamo davanti, caro Gianni, a iniziative personali. Io posso, per motivi miei personali, odiare una persona, non lo voglio in casa mia, finito lì. No, qui ci sono direttive ufficiali, regole che vengono imposte agli aderenti, predicate, istigate e praticate, e tutti gli aderenti debbono conformarsi. Come mai uno Stato, anziché prendere posizione, un giudice, contro questa forma di istigazione all'odio e condannare questa forma di... addirittura condannano me che ne sono vittima, anzi, condannano me che mi sono permesso di organizzare un movimento per dare solidarietà a queste vittime. Io tutto questo lo trovo semplicemente aberrante, però va avanti così a Siena da 9 anni, come se qui, dov'è il Monte dei Paschi,
dov'è la massoneria che comanda, dov'è il partito che li ha sostenuti per tanto tempo, questi fossero iperprotetti, superprotetti. E quindi guai a chi li ha toccati, guai a chi ha leso i loro interessi. Sono tutte cose sconcertanti. Io in questa vicenda ho già perso decine di migliaia di euro, ho perso la mia famiglia, perché i testimoni di Geova hanno fatto pressioni su mia moglie 27 anni fa come ora perché mi lasciasse. 27 anni fa si offrivano di pagare l'avvocato, le spese legali e l'appartamento a mia moglie affinché mi lasciasse. Per mia moglie era un giutra traditore vigliacco, tutti i giorni mi apostrofava così. Poi per fortuna ha capito anche lei che è una setta e ne ha preso le distanze. Però il martellamento che queste persone fanno intorno a me sta producendo tutti i suoi risultati di paura, di intimidazione, forme di emarginazione. Ma perché un giudice laico le avalla? Perché una scuola laica le avalla quando un anno prima non ha preso in considerazione le richieste di discriminatorie contro un insegnante testimone di Geova? Sono tanti interrogativi. Ahimè, per i miei diciamo critici o per i giudici che mi stanno dando torto, io posso dimostrare nero su bianco tutto quello che dico, perché gli abusi non sono finiti qui, sono infiniti. E posso dire per esempio che lo stesso giudice che ha archiviato tutte le mie denunce, mi riferisco al GIP Bagnai Francesco di Siena, per dare un'idea, quando ebbe in mano una denuncia su un documento contro di me, egli disse che c'erano reati e chiedeva il mio rinvio a giudizio, anche se poi per una formalità questo non fu perfezionato. Quando io usai lo stesso documento per farci una controquerela per calunnia, lo stesso giudice sullo stesso documento disse: ma qui non c'è nessun reato. Cioè ha dato due valutazioni opposte, lo stesso giudice dello stesso documento, perché una volta era contro di me, una volta lo usavo io contro chi l'aveva scritto. Siamo veramente alla follia. Io ti posso dire che avvocati che mi lasciano con raccomandata, con ricevuta di ritorno, scrivendo testualmente, io qui la lettera ad un mio avvocato: caro Fontani, lei è vittima di un sistema mafioso che distruggerà lei, la sua salute, il suo risparmio e la sua famiglia se insisterà a cercare giustizia che mai uno come lei avrà piena. Questa è una mail che mi manda uno dei più coraggiosi studi legali di Siena. È in questo clima che io vivo, folle, semplicemente folle, fuori da uno stato di diritto. E queste sono solo alcune delle cose che posso documentare. Sì, infatti, Adriano, io... No, la cosa è tanto grave quanto interessante. Io, leggendo un pochino, documentandomi per quanto possibile, ho visto che, insomma, il polverone da te alzato non coinvolge soltanto l'ambito locale, ma mi sembra che ti sei fatto, o meglio, si sono fatti i tuoi nemici anche quelli dell'Associazione Libera di Don Ciotti, se non sbaglio. Certo. Ecco, ci vuoi spiegare com'è andata? Allora, io sì, molto volentieri. Io sono una persona da sempre impegnata. Guarda, io sono iscritto ad Amnesty International, dove c'è da aiutare i diritti di una persona. Allora, quando fu fondata Libera in Toscana nel settembre 2006, esattamente alle Piagge, la famosa parrocchia del prete eretico Santoro, io ero lì. Cioè, in pratica, io sono socio fondatore di Libera in Toscana. Poi, quando fu fondata Libera a Siena, nel giugno 2010, io ero lì. In pratica io sono socio fondatore di Libera in Toscana e socio fondatore a Siena. Ebbene, io vado alla prima festa nazionale di Libera, maggio 2011, a Firenze, alla Fortezza d'Abbasso, e mi viene impedito l'ingresso. La Digos solo a me impediva di entrare. Io non potevo entrare, pure avevo la tessera in mano. Poi mi hanno più volte, l'ultima volta mi hanno rimandato indietro i soldi. Io ho parlato con la responsabile nazionale Gabriella Stramaccioni, feci in tempo a parlare appena con Don Ciotti a Firenze, perché il cerchio dei suoi collaboratori gli impediva ogni contatto con me. Tramite una vita parlò con Don Ciotti, gli telefonò, disse: guarda, c'è una persona che vuole parlare con te. Feci in tempo, mi detto retta di mano, devo dire calorosissima, che ricordo ancora, e gli chiesi spiegazioni. Mi disse: so del tuo caso, ho letto il materiale, sta di fatto io sono stato di fatto espulso da Libera. Loro dicono ufficialmente: non sono stato espulso, non abbiamo riaccettato la tua iscrizione. Vabbè, giochiamo, è un po' come quando i testimoni di Geova stanno a sottilizzare se sei stato espulso o ti sei dissociato da solo, senza avere mai avuto un processo, senza avere mai avuto un perché.
ma il perché io lo so. A Siena, se stai dalla parte di Fontani, i fondi del Monte dei Paschi non li becchi più. Non soltanto questo, ma poi si sa benissimo che Libera qui a Siena, andate a vedere quante cene ha organizzato con l'allora sindaco Scecuzzi, ora rinviato a giudizio, col presidente Mussari per avere quei finanziamenti che il Monte dei Paschi dà a chiunque. Però io sono nella lista nera, io ti posso dire che qualcosa del genere mi è successo con le ACLI, cioè sono state fatte pressioni affinché le ACLI non mi prendessero dentro di loro. Identiche pressioni su Italia Nostra. Io mi iscrissi a Italia Nostra, si dimise una persona dal direttivo di Senese di Italia Nostra, fecero in modo che non si dimettesse poi con pressioni, perché sarei subentrato io, primo dei non eletti. Questo, vedi Gianni, si entra in quella realtà collaginosa, come dire, caramellosa, ma semplicemente mafiosa, che è la città di Siena. Tu qui te ne devi semplicemente andare quando hai tutti contro, perché il lavoro non lo trovi più. Io sono perseguitato sul luogo di lavoro da anni, e guarda caso in scuole dove i dirigenti scolastici erano al contempo amministratori e membri del partito, dello stesso del partito che qui comanda da sempre. Io per elencarti, guarda, ti ripeto, ne avrei tantissime di cose, e tra l'altro io, se continuano così, perché mi stanno spingendo alla fame, allo sfinimento, io da pochi giorni ho la trattenuta su un quinto dello stipendio. Devi sapere che mentre i processi per presunta diffamazione, che poi sono diffamazioni che si pesano col bilancino dell'orafo, quelle contro di me ci vuole l'ente di ingrandimento, tutti cominciano regolarmente e marciano speditamente. Io, altro che Berlusconi, devo affrontare 6 processi a mio carico contemporaneamente, però ti posso dire, ho qualche soldo in meno di Berlusconi. Però non ho i suoi soldi. Ebbene, i processi di me, contro di me, marciano speditamente. Allora ti posso dire che un processo a carico dei miei persecutori, di cui 3 persone, di cui una più che eccellente, ma tutte e 3 personaggi importanti, in questa terra di Toscana deve ancora cominciare dopo 7 anni dal rinvio a giudizio. Un giudice di Siena, il presidente del tribunale di Siena e il PM di Firenze, Paolo Canessa, quello del mostro, hanno fatto di tutto e non hanno fatto di tutto perché questo processo non cominciasse mai. Attualmente non si riesce a processare la moglie del numero 2 di Finmeccanica, Lorenzo Borgogni, personaggio potentissimo, qui temutissimo. Come mai i processi contro di me cominciano subito, nel giro di pochi mesi, si fanno 3-4 udienze l'anno e il processo contro questa signora ed altri 2 personaggi potenti non è mai cominciato? Deve ancora celebrare la prima udienza di merito e ormai è praticamente prescritto. Me lo devono spiegare, perché io non mi trovo. Ma Adriano, diciamo, la persecuzione, diciamo, giudiziaria di cui tu parli nei tuoi confronti, i capi d'accusa quali sono? Diffamazioni, ingiurie, questo tipo di cose? Sì, sì, allora i processi che io ho a carico mio sono tutti esclusivamente per diffamazione. In un caso per calunnia, e qui si ha il massimo, perché il pubblico ministero, un pubblico ministero che finalmente dopo anni ha deciso di indagare, ha raccolto tutte le prove, per cui nell'udienza, quella che si chiama udienza preliminare, venne davanti al giudice e disse lui stesso, il PM, chiese non luogo a procedere. Disse: io sto indagando sul caso Fontani, ecco le prove che Fontani non ha calunniato. Tu sai che la calunnia è diversa dalla diffamazione. La calunnia scatta quando io vado a denunciare uno sapendo l'innocente. Quindi il PM adesso chiese in non luogo a procedere. Ebbene, il GIP Ugo Bellini mi volle ugualmente rinviare a giudizio, tanto per avere un processo in più, tanto per sfinirmi, ovviamente. E io mi trovo un processo assurdo in cui già la pubblica accusa aveva chiesto preventivamente: non facciamo questo processo, ci sono le prove che Fontani ha accusato giustamente l'ispettore scolastico, quindi si chiede non luogo a procedere. Questa è una tattica di sfinimento. Io ti posso dire, l'ultimo ricorso che mi è stato respinto in sede civile, che io ho fatto contro una mamma, devi sapere che i testimoni di Geova si sono accordati con la scuola per inventarsi, dopo otto anni, che io avrei perseguitato con la bava alla bocca un'alunna testimone di Geova. Ora, per 8 anni nessuno mi ha chiesto niente. Dopo 8 anni si inventano questa cosa per dimostrare, per giustificare la scelta discriminatoria che ha dato origine alla mia vicenda. Ebbene, io ho denunciato questa persona sulla base delle 2 dichiarazioni in sede civile per diffamazione.
Il giudice Paolo Bernardini, davanti alla produzione da parte mia di 21 testimoni che erano i compagni di classe dell'epoca, che ora hanno 24 anni, ha scelto di non chiamarli nessuno. La controparte non aveva neanche un testimone, quindi a non chiamare i testimoni ci ho rimesso io, che ne avevo 21 e gli altri non avevano nessuno. Ebbene, il giudice non ha chiamato i testimoni, ma li ha definiti nella sentenza che rigetta il mio ricorso, li ha definiti generici e valutativi. Io dico, il giudice Paolo Bernardino non è un giudice, è un mago, perché lui sa cosa avrebbero detto i testimoni senza averli ascoltati. E non finisce qui. Tanto per cambiare, mi ha respinto il ricorso addebitandomi 14.000 euro. 14.000 euro. Il presidente del tribunale, Stefano Benini, in data 12 giugno 2012, comparso per la causa più triste della mia vita, perché la mia famiglia per questa vicenda e per le persone dei testimoni di Geova si è sfasciata, mia moglie ha chiesto il divorzio, in quella data davanti a 5 persone, solo perché volevo leggere il verbale delle dichiarazioni a me attribuite come mio diritto, perché lui mise tra virgolette il mio pensiero, io lo volevo leggere, solo per essermi accinto a leggere il verbale, ha alzato la voce, ha urlato e ha detto vada fuori a leggersi il verbale, non abbiamo tempo da perdere. Questo signore, che è il presidente del tribunale, avrebbe dovuto lui dirmi, Fontani, legga bene il verbale prima di leggerlo. Poi non lo fin mai. Quel verbale conteneva l'esatto contrario di quello che io avevo detto e non lo firmai. Non solo, questo signore ha cambiato i termini e le cadenze del codice civile, le memorie 183,6, adesso c'è un ricorso in Cassazione, per cui in pratica tutte le quattro persone che io avevo citato per diffamazione, guarda caso c'è di mezzo ancora qui la moglie del famoso potente Borgogni di Finmeccanica, io mi trovo senza prove, cioè ha dichiarato fuori dai termini tutte le prove. In pratica ha già assolto in partenza queste persone, perché essendo le mie prove dichiarate decadute, fuori dai termini, io vado a fare quattro cause senza prove. I miei legali fecero un ricorso contro questo, i miei legali sbagliarono, fu un ricorso formalmente sbagliato. Ora, in genere, per questo tipo di errori, un tribunale addebita 100, 200, 500, 800 euro, qualcosa del genere. A me hanno addebitato 16.000 euro, che si sommano ai 14.000 che t'ho già detto. In questa maniera io sono già sul lastrico, mi stanno già prendendo il quinto dello stipendio, che andrà a pagare una signora, la moglie del vicepresidente dell'ex numero 2 di Finmeccanica, Lorenzo Borgogni, la quale, l'hanno dichiarato i giornali, pur essendo maestra come me a 1.600 euro al mese, gli hanno trovato 6 milioni di euro a Londra, scudati e fatti rientrare in Italia. Lo stesso Borgogni ha dichiarato nel 2007 un reddito da 1.700.000 euro. E io devo già due annate di stipendio, due annate, ti dico, che mi fanno pagare i giudici all'uno o all'altro delle mie controparti, e guarda caso sono gli stessi giudici che hanno rifiutato tempo fa di sequestrare 1 milione di euro a Mussari. Questa è una giustizia che è forte con i deboli e debole con i forti. Io sono sul lastrico praticamente, io non ho più niente, niente, se non la dignità e la forza di difendermi ancora. E ripeto, sono in grado di fare nomi e cognomi. Io ti posso dire che quando il giudice del lavoro di Siena, Delio Cammarosano, noto giudice di sinistra, figlio di un giudice di sinistra, quindi dichiaratamente, benissimo, perfetto, io faccio un ricorso d'urgenza, è chiamato ricorso ex articolo 700, qualunque avvocato in Italia sa e mi potrà smentire, le sentenze del 700 sono al massimo di una pagina o due, perché sono procedimenti per definizione sommari, cioè non entrano nel merito. I miei avvocati si vedono fare una sentenza del 700 che rigetta il mio ricorso contro l'ennesimo trasferimento d'ufficio da una scuola, si vedono fare una sentenza di 26 pagine. Gli avvocati, esperti come sono, non hanno dubbi. Fontani, questa non è una sentenza, questo è un avvertimento. Questo è un messaggio trasversale. Significa, caro Fontani, non l'hai capito che più ci fai ricorsi e più te li respingiamo? Non l'hai capito che se presenti 30 testimoni noi non te li chiamiamo neanche uno? Non hai capito che ogni volta ti addebiteremo 3.000, 4.000, 20.000 euro?
e gli avvocati dopo questo mi scrivono quella famosa lettera, mi arriva una raccomandata con ricevuta di ritorno dai miei legali, non vogliamo più difenderla, e poi mi scrivono quella mail di cui ti ho detto prima, lei è vittima di un sistema mafioso, si rassegni perché a Siena non avrà mai giustizia. Questi sono i fatti che ho. Ancora un messaggio veramente dura. È dura. No, guarda, ti ho interrotto perché abbiamo finito il tempo. E certo la situazione è intricatissima ed è una ragnatela di cose che si mischiano tra loro, il sistema Siena, Montepaschi, l'ostracismo dei testimoni di Geova, forse un po' di la scuola pubblica, certo. La scuola pubblica. Un po' di bigottismo italiano. Io guarda, ti dico, ho una sola fortuna, che tutto quello che dico lo posso dimostrare con delle carte, altrimenti neanche il mio migliore amico mi crederebbe. Per fortuna io ho tutte le carte in mano per dimostrare quello che dico a carico dei giudici. Allora Adriano, facciamo una cosa. Noi adesso abbiamo finito il tempo. Sicuramente gli sviluppi, questa vicenda avrà degli sviluppi, mi dispiace per te, ma io penso che saranno parecchio lunghi, insomma, cioè la cosa si potrà. Adesso siamo in collegamento o no? Sì, certo. No, benissimo. Siamo in diretta. Posso dire altre cose oppure il tempo è finito proprio? Il tempo l'abbiamo proprio finito, stiamo fuori già di 3 minuti e abbiamo altre trasmissioni che ci seguono. Ma faremo, che vorremmo fare degli aggiornamenti. Certo. No, io trovo dentro volentieri l'ultima perla. Se sei rapido vai. Rapidissimo, cioè vorrei chiedere a qualunque avvocato che ci ascolta, se è mai capitato come a me, da parte di un giudice, questo giudice si chiama Fabiola Petrella, ha messo a verbale 17 maggio 2012 le minacce al mio legale di denunciarla all'ordine degli avvocati se continuava a difendermi. Io non so se mai accaduto in nessuna parte d'Italia. Per l'esattezza, io avevo presentato un'istanza con cui chiedevo che si garantissero i miei diritti alla difesa, perché il giudice bocciava tutte le domande del mio legale. Questo legale ha detto al mio avvocato: avvocato, lei è d'accordo con l'istanza di Fontani? Perché se è d'accordo la denuncia all'ordine degli avvocati. Una cosa semplicemente folle. Ma scusa, chi può pensare che l'avvocato non sia d'accordo? In pratica l'ha minacciato se mi difendeva, in pratica. Io non so se in tribunale, in qualunque altra parte d'Italia, è mai successa una cosa del genere. Chiedo agli avvocati che sono in ascolto. Adriano, io ti ringrazio di essere stato qui su Libri TV e aver citato questa testimonianza. Sicuramente ci risentiremo. Oddio. Spero riusciremo a sistemare anche la questione video, così ti potremo avere anche in video. La funzione che può avere ambiziosamente nel suo piccolo Libri TV è quella di far conoscere, e allora io ti chiedo, sarebbe utile oltre che a Libri TV anche a te, appena troverai questo video disponibile fra 36 ore più o meno sul sito, perché lo abbiamo registrato e quindi lo troverai sul sito di Libri TV, divulgalo il più possibile, è il modo per far circolare la lo metterò in tutti i gruppi Facebook che riguardano la scuola e che riguardano i testimoni. Io vi sono molto grato, perché l'ultima cosa che affronteremo magari la prossima volta è la censura mediatica totale che è scattata sull'intera Toscana. Ti potrei parlare del capo redattore Rai 3 di Firenze, del TG della Toscana. La censura scattata proprio, soprattutto, guarda caso, l'hai detto te, da quando resi quella testimonianza a Violante. Qui ci sono le prove di capo redattore che hanno detto: ci è proibito menzionare solo Fontani nei nostri articoli. Quindi per me questo è uno spraccio di libertà unico, rarissimo, perché purtroppo non mi è consentito denunciare queste cose non solo sui TV locali o i giornali locali senesi, ma anche a livello toscano. Quindi io posso che ringraziarvi di tutto cuore, è commovente. Va bene Adriano, in bocca al lupo, passa quanto più possibile una serena estate, noi ci riaggiorneremo su Libri TV e a questo punto ti ringrazio ancora, ti saluto e restituisco la linea alla regia. Grazie, buon lavoro, grazie amici, grazie tante. Grazie Ciao Adriano. Grazie di cuore.